dobbiamo stare qua. Non potete salvare. Ferma. Allora ragazzi, benvenuti a tutti quanti in questa nuova avventura. Nuovo video horror. Esatto. Questa sera noi abbiamo posizionato tutto, come potete vedere, videocamere, candele faretto. E c'è pure il Massimo per la prima volta, sei emozionato? Abbiamo mai fatto prima. Mai, il primo rituale per lui. Cioè aveva fatto quello di Slenderman, ma non con... Molto. Perché sarà sentito male. Eh sì, è vero, sono all'albero. Sono rimasto attaccato all'albero. Oddio, oh, le cante. E allora oggi faremo con le due girl il rituale del libro rosso. Come funziona? Spiegami, Noemi. Allora, nel rituale del libro rosso ognuno di noi dovrà fare una domanda, però dovrà aprire ogni volta, sì, a vicenda. Dovrà aprire il libro e dire libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Ad occhi chiusi, no? Sì. Ovviamente poi tu devi scorrere con il dito e vedere la risposta che ti dà. Aspetta, devi aprire una pagina e scorrere con il dito dove pensi che ti devi fermare. Sì, devi leggere. Esatto. Devi leggere la parola che è indicata. Solo la parola. In teoria dovresti entrare in contatto con un'entità e dovrebbe magari spiegarti. Inizio a fare le domande. Una sorta. Tu inizi a fare le domande a questa entità e dovresti arrivare non so, come è morta, ti dovrebbe insomma dire qualcosa. Mm-hmm. Benissimo. Allora, ragazzi, cominciamo. Comincio io? Vai, comincio. Raga, iniziamo. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Involti. No. Oddio, raga, è dentro. Ma poi hai parlato al plurale. Tipo. Sembra che si riferisce a tutti. Vai. Sembra che si riferisce a tutti e tre. Forse non involti in tre. Libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Grembo. Che significa grembo? Coinvolti nel grembo. Esatto, il grembo alla fine dentro. All'interno di, molto all'interno, perché il grembo normalmente è qualcosa di molto interno. La cosa si fa veramente interessante, ragazzi. Vediamo già. Allora, vediamo se speriamo che entro anch'io. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Accetto. Oddio. No, si è mosso da solo. Raga, siamo dentro tutti e nessuno ci ha sputacchiato sopra. No. Adesso dobbiamo cominciare a fare delle domande allo spirito. Esatto. Semplice. Le solite domande. Sei un'entità cattiva? Voleva essere cattiva. Non sembra. Non è positivo. Non è positivo. Shh. Cos'era? C'è stato un rumore da di là. Non era la porta? No. A me sembrava la porta. Un rumore della porta? Ma siamo da soli in casa. Tipo, i suoi fratelli non ci stanno. Ma che cazzo? Che è questo? No. Oddio, no, ho chiesto solo questo, voleva essere cattiva. È già cattiva. Vai, fai qualsiasi domanda. Già si sentono i primi. No, perché la parola grembo? Se è forse una creatura mai nata? Nata e morta. Come può essere cattiva?
impossibile. Vuol dire che non è mai nato, no? Tipo impossibile nel senso di nato. Ma allora se non è mai nato è tipo un diavolo, cioè tipo un angelo. Tipo rimasto bloccato qualcosa così. Prima di chiedere che non è mai nato. Allora. Intendi entrare in contatto con noi? Lasciare, vuole lasciare qualcosa, forse. A noi? Ha chiesto se vuole entrare in contatto con noi, ha detto lasciare. Senti che cosa vuole lasciare? Lo dobbiamo chiedere. Però prima io voglio fare una domanda diretta, non come gli altri, di fare il libro rosso che abbiamo fatto. Cosa? Chiedergli subito se non farci del male. Raga, vado. Vai a fare la domanda diretta, c'è l'ansia. Di solito quando facciamo queste domande succede quelle più spinte, succede qualcosa. Sì, hai detto bene. No, mi sento strano. Perché? Sì. Non lo so, c'è una sensazione strana. Cioè? Ah, c'è un po' ragione. Ma che ti senti male? No, non lo senti. Freddo, senti. Brividi? No. Ma una cosa tipo emotiva, di ansia? Sento che c'è qualcuno che vuol parlare con me. No, no. E sta cercando di entrare dentro di me. Senti, Assunzione vuole da di là. Allora anch'io faccio la domanda. E non riesco a opporre. Faccio la domanda? La faccio? No, basta. Shh. Sì. Faccio la domanda. Io no, vuoi farci del male? Occhi ci vede? No raga, il Massimo non sta bene, però ci sono degli occhi che ci guardano e ci vogliono del male. Non serve che lui sbalde, perché ci sono degli occhi che ci vogliono far del male. No raga, mi sto cagando tutto. E lui... Raga, sto facendo qualcosa. E io risogno, perché durante la notte sogno. Che significa? Ma è la prima volta che facciamo questo rituale con te, eh? Non l'ha mai fatto lui. Ieri ho fatto un sogno brutto. Ho sognato che camminavo sulla strada e gli animali avevano tutti gli occhi levati, come se fossero stati accecati. No, e uno di questi si è aggrappato al mio piede e mordeva. Io l'ho preso, l'ho sbattuto a terra, ma tutti erano accecati. È come se fosse arrivato qualcosa. Qualcosa l'aveva fatto diventare ciechi. Ma quindi c'è uno spirito che ci guarda. Raga, sei una... No, raga, la mia sbattuta. C'è sempre uno spirito. Non era lui. C'è sempre uno spirito. No, raga. Ma avevo le mani chiuse, eh? L'hai visto? No, appunto. Oddio, ma ancora! Noemi. C'è sempre uno spirito qui. No, Noemi. Non è un gioco. No, Noemi, dobbiamo stoppare. Voi state giocando con una cosa grande. Noi dobbiamo stoppare. Però stoppare. Non no. Potete stoppare. Raga! No, raga! No, con una idea! No, raga! Che cavolo c'ha? E mia, la candela sul libro? Adesso basta. Ma abbiamo tentato di spegnere. Hai parlato. Adesso basta. Hai parlato e devi andartene. Basta. Ok? È caduto. Io adesso ti ordino di andartene. Ragazzi, tu cosa fai? Ma non sta bene. Ma non mi sono accorta. Adesso te ne devi andare, vattene. Vattene. Ma ha cancellato delle parole.
caduta su. Se n'è andata. Non aspettò e su Mosca. No, raga, no. Come stai? Io sto bene. Ma ti rendi conto di quello che ti è successo? Sì. C'era un'entità con me. È un'entità che gira qui intorno. Ogni tanto fai rumori, li fai in camera mia. È un'entità che è stata chiamata da qualcuno. Che ogni tanto viene qui perché non può tornare indietro. C'è sotto in fretta anche la cosa. Dobbiamo finire il rituale. Abbiamo neanche iniziato il rituale. E lo chiudiamo. Perché è venuto il momento di chiuderlo. Ma guarda che c'è veramente l'entità. Sto scherzando. Non è un gioco. Sto scherzando, ormai. C'era veramente. Voi l'avete presa come un gioco, invece no. No, raga, che cazzo sta succedendo? Perché riesco a sentire. Che cosa senti? Sento quando vengono evocati. No, raga. Il rituale è adesso, noi lo dobbiamo finire, non possiamo andare in giro per casa. Che cavolo è volato da di là? Non è volato qualcosa? Cavolo, è volato da di là. Non è volato qualcosa? Andiamo, ti soffio. Dobbiamo continuare a fare... No! Finito. No, non ho idea. Non dirmelo. No, non ci posso credere. I cassetti. Non i cassetti. I cassetti. Non mi dire cosa. I cassetti. Cavolo. Raga, i cassetti. Guarda. Dice qualcosa?